Questa è una storia piuttosto complicata da raccontare. Sì, è vero, di naufragi io ne ho raccontati molti, c'è il Baron Gauch, la Costa Concordia, l'Emden, il Star Enterprise, il Moby Prince, anche se questo non è proprio un vero naufragio, ma questo per me è diverso. Vuoi perché ne sento parlare da tantissimo tempo, vuoi perché sarebbe un'immersione che sogno da sempre, vuoi perché su questa storia c'è sempre stata molta confusione. Oggi io vi voglio raccontare la storia dell'Andrea Doria, e sarà un racconto lungo, e quindi ho deciso di dividerlo in due puntate, quindi mettetevi comodi e iniziate adesso a godervi il racconto. L'Andrea Doria nel 1956 è l'ammiraglia della flotta italiana, un fiore all'occhiello dell'Italia di navigazione, una società che ha sede a Genova e che gestisce le linee di navigazione con il continente americano. Nella classifica di allora, che elenca le navi più grandi del mondo, le più prestigiose, si trova al 13° posto e compete con eccellenze come la Queen Elizabeth, la United States, l'Île de France. Una nave elegantissima, dalle forme armoniose, è lunga 212 metri, larga 27 per una stazza di 29.100 tonnellate. Ha 11 ponti, una prua slanciata, una poppa ben proporzionata. Sembra quasi inclinata all'indietro, una caratteristica che sembra voler evidenziare la sua propensione alla velocità. È dotata di un unico fumaiolo, come se non avesse la necessità, come facevano altre navi dell'epoca, di sottolineare la potenza del motore. Sì, perché era un po' un'abitudine di allora, quella di aumentare il numero dei fumaioli, come a voler far capire che quella era una nave potente. Vi ricordate, ad esempio, il Titanic? Quattro fumaioli. No, l'Andrea Doria non necessita di queste cose. Lei dimostra quello che vale semplicemente navigando. Una nave costata 29 milioni di dollari e 9 milioni di ore di lavoro. È stata costruita dall'Ansaldo con la supervisione di tre registri: il Registro Navale Italiano, il Lloyd Register of Shipping e l'American Bureau of Shipping. L'armatore ha preteso che corrispondesse alle regole di sicurezza della SOLAS, che è l'International Convention for the Safety of the Life at Sea, firmate nel 1948 e non a quelle precedenti, per la verità ancora in vigore. Si vuole quindi una nave moderna ed estremamente sicura, capace di affrontare senza problemi tutte le navigazioni oceaniche. Lo scafo, ad esempio, è diviso in 12 compartimenti stagni ed è capace di garantire il galleggiamento anche se due di questi vengono allagati. Anche gli incendi sono presi in seria considerazione. Lo scafo è rivestito di materiali incombustibili e le stesse paratie stagne fungono anche da porte tagliafuoco. Per la stessa ragione, tutti i locali abitati sono protetti da un impianto di estinzione automatica delle fiamme. Inoltre, nelle stive è stato installato un sistema di aspirazione e di estinzione ad anidride carbonica, mentre le macchine possono contare su mezzi di estinzione a schiuma sabbia. Poi guardate che è una nave comoda, una nave spaziosa, un palazzo galleggiante di 11 ponti. È il primo transatlantico italiano ad essere dotato di una piscina scoperta per ogni classe. Per ogni eventualità, il ponte lance vede pronte all'utilizzo 16 scialuppe 8 per lato, con una capacità che va dalle 70 alle 146 persone. Su quelle lance possono prendere posto contemporaneamente 2.000 persone, cioè 200 in più della popolazione normalmente imbarcata. Poi ci sono salette di lettura, sale da gioco, un salone panoramico, bar, una pista da ballo e persino un piccolo ospedale. Viene varata il 16 giugno del 51 alla presenza della folla delle grandi occasioni e sono presenti tutti quelli che contano: l'arcivescovo di Genova, Giuseppe Siri, il sottosegretario alla marina mercantile Tambroni, il presidente della Finmare Farina, il presidente della compagnia armatrice Carlo Augusto Lynch e tutte le autorità della città. Madrina è Giuseppina Saragat, la moglie di Giuseppe Saragat, che diventerà a breve Presidente della Repubblica nel 64, una decina d'anni dopo. Il viaggio inaugurale si svolge il 14 dicembre del 1951, un viaggio breve di 3 giorni lungo la costa ligure di Levante. In questo viaggio la nave terrà una velocità costante di 25,3 nodi di media per 6 ore, toccando un massimo di 26,22 nodi. Primo viaggio per gli Stati Uniti, però devo dire che non è così fortunato. Parte da Genova il 14 gennaio del 52, ma il giorno prima di arrivare viene investita da una spaventosa tempesta con 20 a 45 nodi. La tabella di marcia, devo dire però, che non viene influenzata e la nave arriverà a New York con un ritardo davvero trascurabile. A bordo però ci sono 20 feriti leggeri. Nessun problema, in realtà il viaggio è un vero successo e al porto, oltre al sindaco della Grande Mela, ci sono circa 20.000 persone che non vogliono perdersi la prima nave italiana che attracca a New York dopo la guerra. Ma l'Andrea Doria non è in realtà solo una nave.
è un simbolo della rinascita economica e industriale di una nazione che è uscita devastata dal secondo conflitto mondiale, una nazione, l'Italia, che vuole tornare ad essere una grande tra le grandi. Fin dal viaggio inaugurale è comandato da Piero Calamai, un uomo alto, ben piantato, scuro di carnagione, con naso aquilino. Si dice avesse un sesto senso soprattutto per la nebbia. Era infatti in grado di percepirla qualche minuto prima che si presentasse. In realtà devo dire che questo dipendeva più che da una straordinaria sua percezione dal fatto che fosse una persona molto apprensiva. Una condizione che non lo faceva mai stare tranquillo e che lo portava a ricordare sempre ai suoi uomini di chiamarlo immediatamente se la navigazione per qualche motivo fosse risultata difficile, anche se lui si trovava nella sua cabina a riposare. Dicono i suoi ufficiali che in condizioni di navigazione difficile non lasciava mai il ponte di comando. Schivo, introverso, non amava gli obblighi di rappresentanza di un comandante di navi da crociera. Preferiva sovraintendere la navigazione piuttosto che stringere mani e dispensare sorrisi, al punto che non mangiava praticamente mai con i passeggeri, preferendo sedere a tavola con i suoi ufficiali in un piccolo locale separato dalla sala da pranzo di prima classe. Era molto amato dall'equipaggio. L'unica critica che qualcuno gli faceva, ma sempre col sorriso sulle labbra, era che era spesso troppo indulgente. Non amava infatti punire i subordinati e, se lo faceva, si occupava di farlo a quattro occhi nella sua cabina per non far fare brutta figura a nessuno. Nessuno, ad ogni modo, dubitava che fosse un uomo di mare di prim'ordine. Calamai era un vero figlio del mare. Il padre aveva diretto la rivista La Marina Mercantile e il fratello aveva raggiunto il grado di contrammiraglio e dirigeva in quel momento l'Accademia Navale di Livorno. Era stato insignito due volte della Croce di Guerra durante la Prima e durante la Seconda Guerra Mondiale. Oltre a questo, era pure stato decorato al Valor Civile perché in pieno Atlantico si era tuffato in mare per salvare un passeggero. Non ci aveva pensato su un minuto, nonostante le acque gelide e il fatto che quel poveretto si trova a 15 metri dalle scie delle eliche. Un destino segnato che a quel punto lo aveva portato ad essere il più giovane comandante della società italiana di una nave di quel rango. E questo era il suo ultimo viaggio sull'Andrea Doria, dato che era già stato deciso il suo trasferimento sulla Cristoforo Colombo, la nuova ammiraglia della flotta. Trasferimento che sarebbe avvenuto dopo che quello che sarebbe stato il 101esimo viaggio tra il vecchio e il nuovo continente dell'Andrea Doria. L'altro protagonista di questa storia è lo Stockholm. È una nave diversa dall'Andrea Doria, intanto è più piccola, sono solo 158 metri di lunghezza e 21 di larghezza, con una stazza di 12.000 tonnellate. Ricorda più un grosso yacht che una nave. È tutta di colore bianco, se si esclude il fumaiolo, l'albero e le colonne dei picchi di carico che sono state dipinte di giallo. Ha uno scafo basso, slanciato, protetto da 6 doppie paratie stagne. La caratteristica principale di questa nave è la prua, che è stata rinforzata con lamiere d'acciaio spesse 2,5 cm, in modo da poter, se non affrontare i ghiacci delle navigazioni del nord Europa, almeno poter seguire in sicurezza i rompighiacci su quelle rotte. Ha 7 ponti e cabine tutte esterne con vista sull'oceano. La sala macchine può contare su 3 motori diesel da 14.600 cavalli che le consentono una velocità massima di 19 nodi. Nel 1952 viene ammodernata, viene ampliata, la sua capacità è portata da 395 a 586 passeggeri. È una nave che non definirei lussuosa, quanto confortevole, pratica. Ogni passeggero poteva godere in media di 4 metri quadri per le proprie attività ricreative. Altra particolarità di questo natante sono le cabine dell'equipaggio. Erano in tutto e per tutto uguali a quelle dei passeggeri e quindi ogni membro poteva godere della propria, tutte cabine singole insomma. Tutta la nave era dotata di aria condizionata e ogni classe aveva il suo cinema e la sua piscina. Anche il suo viaggio inaugurale non era stato dei migliori, anche lei incontra una spaventosa tempesta che costa addirittura la vita a uno dei passeggeri. Però si rifarà. Nel febbraio del 950, quando salverà 108 naufraghi del vapore danese Crown Prince Olaf. Nel 1954, però, un'altra disavventura, una collisione con una fregata inglese nelle acque di Halifax, in Nuova Scozia. E poi ci sarà la collisione con l'Andrea Doria, ma questo avvenimento non farà finire la storia di questa nave, che, una volta ovviamente riparata, continuerà a navigare. Cambierà tanti nomi, Italia prima, Valtur prima, Caribe, Atenan, infine anche Astoria, e verrà sempre utilizzata come nave da crociera. Le ultime notizie che ho su di lei è che sembra si trovi al porto di Rotterdam, in attesa di essere rivenduta. Quel giorno era partita da New York e le sue destinazioni erano Copenaghen e Göteborg. Il viaggio dell'Andrea Doria è un viaggio tranquillo, era partita da Genova alle 11 del 17 luglio del 1956.
aveva effettuato alcuni scali a Cannes, Napoli, Gibilterra per far salire altri passeggeri. Poi, il 20 luglio, era salpato da Gibilterra verso mezzanotte e mezza in direzione di New York. A bordo c'erano 1.134 passeggeri e 572 membri dell'equipaggio. Imposta la rotta più rapida per New York, che di fatto è quella ortodromica che passa per le Azzorre e prosegue in direzione nord-ovest verso il faro di Nantucket, che si trova a 200 miglia da New York. Giusto per non essere frainteso, in geometria sferica l'ortodromia è la linea più breve che permette di congiungere due punti su una sfera. Era la rotta migliore, perché permetteva di consumare meno carburante. Bestione come le Andrea Doria consuma 11 tonnellate di carburante ogni ora, il corrispettivo di quello che può essere usato per scaldare una famiglia media per due anni. In effetti, in inverno si preferisce una rotta che scende più a sud, più indicata, quindi a trovare temperature migliori, ma adesso siamo in luglio e anche se questa rotta è un po' meno esposta al sole, problemi di temperatura durante il viaggio non ce ne saranno di sicuro. È il 26 luglio del 1956 e Andrea Doria sta navigando con rotta 269 gradi lungo la corsia raccomandata dall'Accordo per il Traffico del Nord Atlantico alle navi dirette verso gli Stati Uniti e si trova a circa 190 miglia da New York. La Stockholm invece naviga in direzione est, governando per 91 gradi. È appena partita e ha a bordo 534 passeggeri e 213 membri dell'equipaggio. È attesa a Göteborg il 2 agosto e il 3 a Copenaghen. Al comando c'è Henry Gunnar Nordenson, un uomo di 63 anni, calvo, di statura media, con gli occhi azzurri e il carattere piuttosto rigido. A dispetto del nome è statunitense, dato che è nato a Quincy, nel Massachusetts, da genitori svedesi. Naviga da quando ha 18 anni e prima di arrivare allo Stockholm si era fatto le ossa su molte unità. Quella notte però non è sul ponte, ma in cabina, dove è intento a scrivere il diario di bordo. Sul ponte c'è solo un graduato, il 27enne Johan Ernst Carlsten Johansen, il terzo ufficiale. Si trova in una zona famosa per la nebbia. Nantucket è definita dai suoi residenti la piccola signora in grigio del mare, mentre i marinai di tutto il mondo la chiamano meno poeticamente la fabbrica della nebbia. E quella notte la nebbia arriva. Ed è una nebbia d'avvenzione, cioè una nebbia generata dall'incontro delle acque fredde della corrente del Labrador con l'aria umida che si muove verso l'oceano dalla costa orientale degli Stati Uniti. Quando quest'aria arriva in contatto con l'acqua fredda, forma prima una sorta di foschia e poi la nebbia, il cui spessore è determinato dalla differenza di temperature dei due elementi. Quel giorno è circa 10 gradi. Non solo la nebbia è a creare fastidi, no, quella è una zona molto trafficata, soprattutto lo era negli anni 50, dato che non si poteva ancora contare molto sugli aeroplani per trasportare persone e merci. E Nantucket quindi è un vero e proprio crocevia. Per regolare questi flussi, già nell'Ottocento si era iniziato a parlare di rotte raccomandate, rotte che venivano pubblicate sulle carte nautiche e che saranno in seguito codificate dalla North Atlantic Track Agreement, un accordo fra le compagnie di navigazione. Una sorta, dovete pensarla come una strada a due corsie, quella più a nord era per le navi dirette ad ovest, quella più a sud per quelle dirette ad est. So però, rotte consigliate, l'ultima parola in questo senso spetta sempre ai comandanti. Calamai, però, anche se l'Italia non aveva sottoscritto quegli accordi, sta navigando proprio nella rotta consigliata. Nordenson, invece, ha deciso di stare più a nord, con uno scarto di una ventina di miglia rispetto alla rotta raccomandata. Entrambi i comandanti fanno affidamento al faro di Nantucket, faro che nella sua storia ne ha viste di collisioni in aria, come quelle tra il transatlantico della White Star Line Republic e il piroscafo italiano Florida nel gennaio del 1909, o come quello dell'ottobre del 1954 fra il Masdam contro la fregata francese Tofevo, entrambi a causa della nebbia. I fari hanno la possibilità di fornire molte informazioni alle navi di passaggio. Innanzitutto ognuno ha una sua frequenza specifica. Calcolare l'intervallo tra una luce e l'altra permette di sapere qual è il faro che stai vedendo. Quell'intervallo di tempo è anche segnato sulle carte nautiche, inoltre possono essere anche utilizzati per tracciare la propria posizione. Nell'immagine che state vedendo è riportato il faro di Lividonia, vicino a Porto Santo Stefano. La carta ci dice che emette un impulso ogni 5 secondi, si trova a 47 metri sul livello del mare e ha una portata di 16 miglia nautiche, che è diverso dal faro di Cala Galera, lì vicino, sempre sul promontorio dell'Argentario, che emette un segnale ogni 2 secondi, si trova a 10 metri sul livello del mare ed ha una portata di 10 miglia nel settore bianco e 7 miglia nel settore rosso. No, non voglio fare una lezione di cartografia, è solo che le carte nautiche hanno sempre rivestito per me un fascino molto particolare. Una nave come l'Andrea Doria, in realtà, guardate che non ne avrebbe neppure bisogno, dato che è equipaggiata con l'Oran.
E LoRa non è altro che un sistema di navigazione che usa onde radio a bassa frequenza e che sfrutta l'intervallo di tempo tra i segnali ricevuti da tre o più stazioni per determinare la posizione di una nave o anche di un aereo. Sistemi che sarebbero in uso anche oggi, anche se stanno andando in pensione, in favore del più pratico sistema GPS. Quindi adesso mettiamo in fila i fatti e cerchiamo di descrivere la dinamica dell'incidente. Sono le 22.45 e il radar dell'Andrea Doria segnala un contatto a 17 miglia più avanti e 4 gradi sulla destra. Quella nave è proprio lo Stockholm, che si trova a 2 miglia più a nord della rotta prevista a causa di una serie di errori del timoniere. Facciamo subito un'importante precisazione, dato che magari non tutti conoscete le regole di navigazione. Il diritto navale vuole che l'incrocio dei due natanti avvenga sempre tenendo la destra, salvo ovviamente che la distanza sia tale da rendere ovvio il passaggio sulla sinistra. E teniamo presente questo. Passa poco tempo e Carsten vede il Doria, ma lo vede alla sua sinistra. Questo particolare potrebbe essere imputabile al fatto che i radar non sono dei più precisi e la rotta scostante del timoniere in quel momento potrebbe in effetti aver far apparire il Doria su quel lato. Per Carsten in quel momento non c'è nebbia e quindi non fa segnali e non sveglia il comandante così come gli era stato ordinato di fare. Non ci sarà nebbia, ma allora perché non vede i fanali dall'altra nave? Nel dubbio, sapendo che le distanze si ridurranno, decide di virare 22 gradi a destra, una direzione che, guarda caso, è proprio quella dalla quale proviene il Doria. Quello che Carsten non sa è che il Doria in realtà è molto più vicino di quello che lui crede, dato che, ma lo vedremo meglio dopo, ha impostato il radar su una scala di 15 miglia, non di 5. Sul Doria, Calamai vuole essere iperprudente e vira di 4 gradi a sinistra e aspetta per sentire i segnali acustici dell'altra nave. Ma non si sentono e non si vede nulla. Calamai e il suo terzo ufficiale Giannini sono sulla letta destra della nave quando dalla foschia appare la nave svedese. In mezzo alle luci del ponte si scorge prima il rosso, che indica la mulata di sinistra, e pochissimo tempo dopo però ecco apparire anche la luce verde, che indica la mulata opposta, quella di destra. A questo punto la Stockholm è solo a 1,5 miglia, è vicinissimo, ma nonostante questo non ha ancora avvisato il Doria che sta virando verso la nave italiana. Sto ovviamente parlando della virata di prima, quella a 22 gradi. A questo punto Calamai dà ordine di virare tutto a sinistra, lasciando i motori al massimo. E questa sembra una follia, ma è la manovra perfetta da fare. Prima di tutto non riduce la velocità per cercare di fuggire da quella situazione il più in fretta possibile. E poi vira a sinistra perché da una parte è la via di fuga più ovvia, e poi perché in questo modo riesce a mantenere il flusso dell'elica attraverso i timoni, e questo garantisce una grande direzionalità alla nave. Dallo Stockholm, finalmente, partono le comunicazioni al Doria. La nave svedese comunica che, dal loro punto di vista, la nave italiana, virando a sinistra, gli sta tagliando la strada. Decidono quindi di stringere ancora di più a dritta, a destra, per schivarli. Almeno questo è quello che dichiarerà Carsten dopo l'incidente. Niente da fare. La prua rinforzata dello Stockholm entra fino alla chiglia del Doria, squarciando lo scafo sulla destra sotto la plancia all'altezza del ponte superiore. La prua dello Stockholm, che dicevamo è rinforzata, penetra come una lama calda nel burro per 12 metri dentro lo scafo del transatlantico italiano, incidendo un taglio a forma di V. Dopo l'impatto, la nave italiana continua a navigare, mentre lo Stockholm ruota di 90 gradi, poi si stacca. Staccandosi, continua a strisciare contro l'Andrea Doria, che viene danneggiata anche lungo lo scafo. La falla è alta 19 metri e larga 22, si estende dal ponte superiore al cielo dei doppi fondali. È un terzo più grande di quella massima prevista per quelle navi nelle peggiori condizioni. È una falla enorme, insomma, che permette l'ingresso dell'oceano nelle casse laterali di dritta che trova vuote dalla nafta. Scorre nei locali interni del ponte A, il ponte delle paratie, e scroscia sui livelli inferiori. Qui però devo farlo un piccolo appunto al comandante Calamai. Le direttive internazionali obbligherebbero a compensare quella mancanza di carburante pompando acqua di mare. In realtà non lo fa mai nessuno, perché è un'operazione che appesantisce la nave e porta a consumare più carburante. Inoltre è un'operazione che ti obbliga, una volta al porto, di pulire perfettamente i serbatoi, perché avere acqua di mare mescolata al carburante potrebbe creare seri problemi alla nave. Bisognerebbe azionare le pompe di sinistra, allagando le casse per raddrizzare la nave, ma lo sbandamento è così rapido che quando si cerca di farlo, le prese a mare di sinistra sono già uscite dall'acqua, rendendo l'operazione impossibile. Contemporaneamente, a bordo, i pesi si spostano, diminuisce l'altezza metacentrica della nave, quel delicato equilibrio che permette alla nave di galleggiare si rompe all'improvviso. Dopo 4 minuti dall'impatto, l'Andrea Doria si inclina di 20 gradi sulla dritta. Alle 23.25 di 22 gradi,
A mezzanotte 27 gradi, all'una i gradi sono 30 e continuerà così fino alle 5 e mezzo, quando tutti gli ufficiali e il comandante verranno sbarcati. A quel punto l'inclinazione della nave è di 40 gradi. Ma la nave non affonda ancora. Dovremmo aspettare le 10.09 del giorno dopo. A quel punto l'inclinazione arriverà a 90 gradi e la nave affonderà definitivamente. Se ti trovi coinvolto in un incidente come questo, vivere o morire dipende spesso dal caso. Lo squarcio andava dalla cabina 42 alla cabina 58. Nella cabina 46, ad esempio, Walter Carlin vedrà sparire in mare la moglie, lui riuscirà a salvarsi. Nella 52 ci sono le sorelle Linda e Joan Canfarra. La prima verrà trovata incastrata tra le lamiere, ma viva. La seconda non verrà mai più trovata. Anche i loro genitori avranno una sorte simile. Si trovano nella cabina di fianco. La madre si salverà, il padre no. Nella 56 ci sono Martha Patterson e il marito. Lei verrà scaraventata nella vicina tromba delle scale, se lo opera la schiena. Il marito finirà nella cabina 58, perfettamente illeso. Si trovavano sull'Andrea Doria perché non erano riusciti a trovare i biglietti per la Cristoforo Colombo. Beffa finale è che gli era stata assegnata una cabina diversa all'inizio, lontana da quella che sarà il punto di impatto. Solo che soffrivano il mal di mare, avevano chiesto una cabina più centrale per evitare di risentire troppo del beccheggio della nave. Storie di questo tipo ce ne sarebbero altre, ma io non ve le racconto per non dilungarmi troppo. Ma anche sullo Stockholm ci sono vittime. L'impatto ha devastato la prua e danneggiato gli alloggi dell'equipaggio. Morirà un addetto alla mensa e 3 colleghi spariranno nell'oceano. In tutto saranno 6 morti. 12 minuti dopo la collisione, l'Andrea Doria lancia il primo SOS. Il comandante ordina agli ufficiali di fare il punto nave e di passarlo alla sala radio. In tanti ricevono il messaggio di soccorso, molte navi, ma anche una stazione sulla costa di Long Island, ed è proprio questa stazione a mettere in moto i soccorsi informando il centro di coordinamento di New York con un telex. Si attivano subito 4 navi. Alle prime luci dell'alba si possono contare su 11 vedette, tutte le stazioni radio costiere del Nord Atlantico e sulle basi aeree di New York e Boston. Quella che si configurerà quella notte è la più grande operazione di salvataggio in mare della storia. E l'Andrea Doria però sta imbarcando acqua, si sta inclinando. Tutte le scialuppe sul lato sinistro sono inutilizzabili, dato che la nave è troppo inclinata, mentre sul lato di dritta, per la stessa ragione, invece, sono distanti dal ponte e devono essere calate direttamente in mare. I passeggeri potranno sì raggiungerle, ma solo scendendo direttamente dalle murate, tenendosi alle funi e alle biscagline. Al limite si possono usare anche le reti che venivano usate per coprire la piscina. A questo punto però le scialuppe non sono più sufficienti per accogliere tutti i passeggeri. 1700 persone da salvare con un migliaio di posti sulle scialuppe. Il comandante Calamai chiede a tutti i soccorritori di inviare scialuppe. Lo chiede anche allo Stockholm, ma gli svedesi prendono tempo. Risponderanno solo 1 ora e 15 minuti dopo lo scontro. La Cape Ann arriva in zona 45 minuti dopo la collisione, ma ha solo 2 scialuppe. All'1.23 giunge la Private William Thomas, che di scialuppe ne ha 8. Qualche minuto dopo arriva sotto l'Andrea Doria anche la prima scialuppa della Stockholm. Nel frattempo, alle 23.30, il marconista dell'Île-de-France entrava sul ponte di comando con un messaggio e lo consegna al comandante, il barone Raoul de Baudin. Si trovano a 44 miglia dalla zona dell'incidente. Lui non è tenuto a rispondere all'SOS, dato che altre navi più vicine lo hanno già fatto. Per una cosa sono i regolamenti, e l'altra è la legge del mare, che impone di andare sempre in soccorso di qualcuno che chiede aiuto. Manda un messaggio all'Andrea Doria per chiedere se necessitino di aiuto. La risposta ovviamente non tarda ad arrivare, è naturalmente positiva. Bene, basta questo al comandante. Lui a bordo 940 passeggeri che devono rientrare in Europa, ma non ci pensa un attimo, inverte la rotta. Arrivano di corsa e in pochi minuti mettono in acqua 10 lance, recupereranno solo loro 760 persone. In realtà ci saranno delle discussioni su questo numero, qualcuno dirà che erano meno, al massimo 560, ma il valore di quella decisione di tornare indietro per salvare più persone possibile resta intatto. Intervento quindi fondamentale quello dell'Île-de-France, anche perché si metterà in una posizione che gli permetterà di proteggere l'Andrea Doria dal moto ondoso, oltre ad uscire ad illuminare quasi a giorno la scena con i suoi potenti fari. Alla fine dell'operazione di sbarco, Calamai darà ordine ai suoi uomini di mettersi in salvo, lui però non se ne va.
dice che li avrebbe raggiunti dopo. Gli ufficiali capiscono immediatamente le intenzioni del capitano. Dopo non sarebbe stato più possibile abbandonare la nave, quindi tornano indietro e lo minacciano di restare a bordo anche loro se lui avesse rifiutato di seguirli. Sono minuti drammatici. Alla fine Calamai decide e si imbarca anche lui su una scialuppa. Calamai e i suoi uomini hanno fatto un'impresa quasi impossibile. Sono riusciti a tenere a galla una nave gravemente danneggiata per 10 ore e mezza, riuscendo addirittura a non far mai mancare la luce elettrica. E la notizia ovviamente impiega pochissimo a fare il giro del mondo. Sarà una delle notizie le quali i media dell'epoca daranno più risalto. Le altre erano cose come la denuncia da parte di Khrushchev dei crimini di Stalin, la crisi di Suez, il disastro nella miniera belga di Marcinelle. Dino Buzzati sul Corriere scriverà: un pezzo di Italia se n'è andato. Ma sono tutti sconvolti da questa tragedia. A parte le cariche politiche che scrivono i soliti messaggi di rito, il Papa che ovviamente invoca la divina misericordia, il presidente americano Eisenhower che tutto spettinato si lancia in uno sperticato elogio dei soccorsi che sono arrivati rapidamente, sono le persone comuni che restano inebetite dalla notizia. In fondo questo è il nostro Titanic. I giornalisti si chiedono cosa possa essere successo. Entrambe le navi erano dotate di radar. Com'è possibile che si siano scontrate? La moglie del comandante Calamai, Anna Maria Piccardo, viene a conoscenza del disastro da un giornalaio che, vedendola in strada, le agita in faccia una copia del secolo XIX. I giornali si interessano subito del caso e soprattutto rivolgono le loro attenzioni, ovviamente, alle cause dell'incidente. La prima teoria è che il radar non abbia funzionato bene. Si parla di potenti disturbi di natura elettromagnetica che potrebbero aver creato dei falsi segnali. Qualcuno tira in ballo le macchie solari che avrebbero turbato il campo elettromagnetico del pianeta. Idee strane che però derivano dal fatto che, come sostiene Angelo Costa, presidente della Confederazione Italiana Armatori Liberi, una collisione tra l'Andrea Doria e lo Stockholm è un incidente che semplicemente non doveva accadere. Un incidente che, alla luce dei sistemi installati su quelle navi, resta incomprensibile. L'Andrea Doria era stata colpita al centro. Lo Stockholm, una nave più piccola, per aver creato un tale danno, doveva avere un impatto con un angolo di circa 90 gradi. 6 morti sulla nave svedese, 46 su quella italiana, un bilancio pesante. Le polemiche iniziano subito. A scatenarle sono una serie di passeggeri americani che accusano l'equipaggio dell'Andrea Doria di non essersi fatti carico dei propri doveri e di non aver intrapreso nessuna azione organizzata per tutta la durata dell'emergenza. Parlano di ripugnante negligenza. Affermano che l'equipaggio non si sarebbe occupato nello stesso modo di tutti i passeggeri a bordo. Affermano che è questa la causa dei numerosi morti. I contenuti di questa accusa sono immediatamente amplificati dai media, soprattutto ovviamente quelli americani. Arrivano anche in Italia queste notizie, ma vengono apprese con un minimo di riserva. Il comandante dello Stockholm, venerdì 27, attracca con la sua nave al porto. Viene subito convocata una conferenza stampa nella quale precisa che le apparecchiature della sua nave funzionavano perfettamente. Dice di non aver risposto subito alle richieste di soccorso dell'Andrea Doria perché era occupato a capire le condizioni della sua nave. Fin qui tutto bene. Peccato che lo stesso comandante non risponderà a domande ben più interessanti, tipo come è avvenuto il sinistro? O ancora sulle delucidazioni in merito al fatto che la sua nave era fuori rotta di 20 miglia. Anche il comandante Calamai partecipa in Italia a una conferenza stampa, ma la sua sarà una difesa totale, assoluta, dell'operato dei suoi uomini. Rigetta al mittente con forza le accuse che vedrebbero il suo equipaggio operare in modo raffazzonato e poco professionale. Anzi, dice che se non fosse stato per il coraggio dei suoi uomini e la bravura e la cooperazione dei passeggeri, le operazioni di salvataggio sarebbero state ben più rischiose. Risponde in parte alle domande sul perché delle sue decisioni dopo l'incidente, ma deve evitare di rispondere a quelle più tecniche. Gli avvocati della società infatti gli proibiscono di dare troppi dettagli. Stesso comportamento da parte dei due comandanti, quindi. In certo senso sì, ma se posso giustificare quello di Calamai, che era di fatto sul banco degli imputati, non posso capire quello di Nordenson, al quale nessuno aveva contestato nulla. Ad alimentare le polemiche pensano anche alcuni marinai della Stockholm, i quali, appena messo piede a terra, accusano di vigliaccheria i colleghi italiani. Dicono che le prime scialuppe recuperate avevano a bordo il personale di bordo e non i passeggeri, che è un'accusa gravissima. Qualsiasi uomo di mare capisce immediatamente che si vuole colpire basso. Questa è una delle accuse più infamanti che puoi rivolgere ad un marinaio. Passa qualche tempo e quegli stessi marinai però abbassano un po' il tiro. Sarà infatti il capo commissario Kurt Dave a smentire queste illazioni, dicendo che non è vero che le scialuppe non avevano passeggeri a bordo e che neppure questi gruppi fossero composti principalmente da membri dell'equipaggio.
Troppo tardi però. La prima accusa a quel punto aveva già fatto il giro del mondo ed è stata rilanciata da molti giornali. Prevale il luogo comune del bravo marinaio nordico, serio, affidabile, paragonato a quello latino, approssimativo, facilone. Alcune testate tedesche parlano di scandalo Andrea Doria e sostengono che Calamai non fosse in plancia durante la collisione e che 27 persone sarebbero state dimenticate sulla nave. Tutte balle, ovviamente. Anche in Italia, però, devo dire, il fronte non è compatto. Aleggia, quantomeno, il dubbio che il comportamento del capitano dell'equipaggio non fosse stato esemplare. E come accade spesso, le voci a favore sono sempre quelle più flebili di quelle denigratorie. Qualcuno ci prova, Si leggono testimonianze, ad esempio, di marinai che si erano tolte le loro cinture di salvataggio per darle ai passeggeri che ne erano sprovvisti. E questo, se ci pensate, forse spiega le parole dei marinai della Stockholm. Le cinture dell'equipaggio hanno un colore diverso da quelle dei passeggeri. Qui i marinai, forse, avevano visto arrivare sulle scialuppe persone che avevano cinture di salvataggio di colore di quelle riservate ai marinai e li avevano scambiati per un equipaggio fellone che abbandona i passeggeri. A cercare di mettere la parola fine alla discussione proverà anche il comandante dell'Île-de-France, il barone di Baudin, che avrà solo parole di elogio per i marinai dell'Andrea Doria. E a me questa storia ricorda un po' quella della Costa Concordia, tutti pronti a denigrare Schettino anche andando oltre alle sue ovvie ed evidenti colpe. Vi ricordate quelli che mettevano l'attenzione sulla donna moldava del capitano, come se questo avesse a che fare col naufragio? Comandante ha abbandonato la nave. Poi vai a vedere e scopri che non è vero, che lui era stato costretto ad andare via da dove si trovava perché stava per essere schiacciato dalla nave stessa. Sì, ma poi doveva risalire a bordo. Però se ti informi, scopri che era bloccato a terra per il fatto che la lancia che lo aveva portato si era rotta e perché aveva ricevuto ordine da Roma, che era il responsabile dei soccorsi, e aveva ricevuto l'ordine di restare lì, anche per il fatto che nessuno gli aveva mandato un gommone per spostarsi, come tra l'altro lui aveva richiesto. Come il fatto che molti marinai da salotto continuano anche oggi a dire che Schettino doveva gettare le ancore quando era al largo e non aspettare di avvicinarsi alla riva. Ecco, quello che sto raccontando adesso è proprio un incidente nella quale la nave si è ribaltata in mezzo al mare. Avete capito adesso quanto è più difficile e pericoloso portare dei soccorsi in condizioni come queste? Se l'Andrea Doria fosse stata vicino a terra, tutto sarebbe stato più facile. Concludo con un ultimo sassolino che però devo togliere dalle scarpe. Nel caso della Costa Concordia, l'equipaggio aveva dimostrato, sì, di avere delle piccole difficoltà nelle situazioni di emergenza, e questo nessuno lo nega. Però in un'ora era riuscito a far sbarcare 4.000 persone. Casi di negligenza ce ne saranno sicuramente stati, ma sbarcare 4.000 persone con metà delle scialuppe in un'ora credo sia un buon risultato. Anche grazie naturalmente agli abitanti dell'isola del Giglio che quel giorno si fecero veramente in quattro per aiutare i naufraghi. Comunque, se volete approfondire, andate a vedere il mio racconto in tre parti sul naufragio della Concordia. Intanto noi torniamo al racconto. Le due compagnie intanto cominciano ad accusarsi a vicenda. Gli italiani chiedono alla compagnia svedese un risarcimento di 30 milioni di dollari. Gli svedesi, da parte loro, chiedono agli italiani un risarcimento di 2 milioni di dollari. Entrambe le compagnie sono sicure che la colpa sia di quell'altra. Adesso però attenzione che accade una cosa importante. Viene istituita la commissione Bonner. È americana e sulla carta vuole far luce non tanto sulle dinamiche del disastro, quanto sul livello di sicurezza delle navi non americane per capire se questa sia tenuta insufficiente a riguardo. Sapete come sono gli americani? Partono dal presupposto che le cose che fanno loro sono perfette per definizione e vogliono capire se possono affidare la vita dei loro concittadini, in questo caso a navi costruite in altri paesi. Parlano con l'equipaggio della Stockholm che senza mezze parole afferma che è tutta colpa dell'Andrea Doria e dei suoi ufficiali perché avevano effettuato una irresponsabile virata a sinistra all'ultimo momento che aveva poi causato l'incidente. Poi sentono anche una delegazione italiana che si limita ad affermare che l'ammiraglio italiano aveva rispettato tutte le norme di sicurezza introdotte dalla recente SOLAS del 1904, vi ricordate all'inizio. In tempi record, il 3 gennaio del 1957 viene consegnata la relazione. Contiene delle raccomandazioni per rendere più sicura la navigazione, che a noi qui in realtà interessano poco. La parte più interessante è relativa alle rotte raccomandate. Si scrive che se si fossero tutti attenuti a quelle regole, l'incidente non sarebbe avvenuto. E chi era fuori rotta di 20 miglia? La Stockholm. È un'affermazione non da poco se ci pensate. La Stockholm stava navigando su una rotta che si trovava praticamente sul corridoio consigliato alle unità che procedevano in senso inverso. Insomma, andava quasi contro mano. Critica precisa quindi, ma innocua, dato che quelle rotte erano solo consigliate e non obbligatorie. Inoltre, né l'Italia di Navigazione né la Svenska America Linen, la compagnia dello Stockholm, avevano rettificato quella convenzione.
Quindi il punto a favore per l'Andrea Doria pesa niente. Pesa tantissimo invece un'altra osservazione presente in quella relazione. Salta fuori che secondo la commissione tecnica americana l'Andrea Doria rispondeva con un margine ristrettissimo ai requisiti di compartimentazione stagna fissata dalla Solas, così come la sua stabilità che risultava precaria. Ma come? Esisteva un certificato ufficiale rilasciato dalle autorità italiane che sosteneva che la nave poteva sopportare una ben determinata quantità di liquidi nelle sue stive e questi standard soddisfacevano la Solas. Niente da fare. Secondo la commissione americana, il comportamento di Andrea Doria dopo l'incidente non appariva giustificabile a meno che la nave stessa non fosse zavorrata in difformità dalle norme di sicurezza. È un colpo basso. In pratica, gli americani dicono che la stabilità della nave doveva per forza essere precaria, altrimenti la nave non si sarebbe inclinata così tanto in così poco tempo. E concludono con la solita nota nazionalistica. Se la nave fosse stata costruita negli Stati Uniti, o almeno con gli standard di sicurezza vigenti nel paese, sarebbe rimasta a galla. La commissione infine concorda sul fatto che le comunicazioni radio d'emergenza vennero fatte bene e che i radar e il radiogoniometro sono strumenti imprescindibili per la navigazione in mare. E beh, ci voleva la commissione per dirlo. Nel frattempo, tra la compagnia armatrice svedese e quella italiana volano gli stracci. La prima cita la seconda in tribunale chiedendo di essere esonerata da ogni responsabilità, mentre la seconda risponde allo stesso modo, chiedendo il rigetto della petizione svedese e anzi si cerca di imputare tutta la colpa del disastro proprio allo Stoccolma. E quindi si andrà a processo. Ma gli svedesi non vogliono assolutamente che questo si celebri in Europa. Ma anche gli italiani non vogliono un processo in Svezia. Alla fine gli svedesi accettano che questo processo si celebri negli Stati Uniti. Adesso qui vi risparmio tutte le problematiche che si celano dietro a questo. Sono problemi sulla limitazione delle responsabilità, sul ruolo delle diverse assicurazioni, sulle polizze integrative e altri tecnicismi dei quali non voglio neppure provare ad addentrarmi per evitare un mal di testa colossale a me, ma soprattutto a voi. Sappiate che gli svedesi torneranno alla carica il 29 agosto con un'ulteriore petizione nella quale sosterranno che la colpa della perdita della nave è da imputare esclusivamente al comportamento del comandante Pietro Calamai. Causa complessa, insomma. I legali italiani quindi cercheranno un accordo extragiudiziario con la compagnia svedese, che però rifiuterà la proposta. Per loro la colpa è solo italiana. E il processo parte. Ma di questo ne parleremo nella prossima puntata. Ciao a tutti, alla prossima!